vi invito a guardare il primo video tutorial, in quanto in quel video vi vado a spiegare la posizione corretta nella quale deve stare la gamba che tocca per prima il palo. Quindi vado a posizionare la mia gamba al palo, il ginocchio spinge contro il palo, il piede anche, forse opposte, mani all'altezza del viso, gomiti bassi in modo che riusciamo a tirarci su. In questo caso, a differenza del sitting on the ball, la gamba che sta a terra non andrà ad incrociarsi sopra l'altra, ma abbraccerà il palo. Vi faccio vedere in che modo. Fate conto che questa gamba sta sul palo, l'altra va ad abbracciare il palo, le ginocchia si andranno a posizionare su per giù alla stessa altezza e ci terremo con l'interno delle due ginocchia. Il busto sta appiccicato al palo e a questo punto, quando siamo sicure, possiamo mollare le braccia. Una volta che siamo sicuri di riuscire a tenere questa posizione, possiamo provarla sul palo. Prima gamba al palo, mani all'altezza del viso, gomiti bassi, ci tiriamo su e abbracciamo il palo con l'altra gamba. Busto appiccicato al palo e quando ci sentiamo sicure possiamo mollare le braccia. Il piede sinistro, quello che è salito dopo, non ci tiene al palo. Ci tengono l'interno delle due ginocchia e la parte esterna del piede destro. Ve lo mostro da un'altra angolazione. Primo piede al palo, mani, ci tiriamo su, abbracciamo il palo ed il piede e le ginocchia ci tengono. È anche importante il contatto con il busto perché altrimenti se stiamo indietro ci sbilanciamo. Quindi appiccicate al palo e poi potete lasciare le mani. O fare quello che volete, insomma, la posizione comunque è questa. Ve lo mostro anche da questo lato, così riuscite a vedere come ci teniamo con la parte esterna del piede. Quindi, gamba, ci andiamo a tirare su, abbracciamo il palo e vedete che la parte esterna del piede, insieme alle ginocchia e al busto, ci tengono al palo. Questo piede può anche non starci e volendo possiamo anche tirare la punta del piede destro. Oppure la lasciamo in flex, tirata è più carina. E noi ci sentiamo al prossimo video.